Buonasera a Luigi Foschini, astrofisico che lavora all'Osservatorio Astronomico di Brera. Buonasera Luigi. E Buonasera. una prima domanda di questa intervista sulla questione del viaggio nel tempo. È proprio a Kurt Gödel che dobbiamo l'ipotesi del viaggio nel tempo quando parlava con l'amico Einstein? Rispetto alla sua formula della gravitazione, o viene d'altrove anche, non so di preciso. Beh, il viaggio nel tempo a livello fantascientifico era già stato anticipato da Herbert George Wells alla fine del XIX secolo. Gödel pone invece per primo il problema del tempo nella relatività, nel senso che Einstein, come racconta nel volume edito da Schilp, rispondendo a una serie di saggi di vari autori, tra cui anche Gödel, racconta che Einstein aveva considerato a suo tempo, quando aveva elaborato la teoria della relatività, aveva considerato il problema del tempo, però l'aveva, diciamo così, messo un po' sotto il tappeto. Gödel, quando si inizia a lavorare sulla relatività, affronta invece subito il problema del tempo e appunto lo affronta nel modo suo particolare, andando a cercare paradossi, così come aveva fatto a suo tempo nell'analisi dei sistemi formali, studiandone l'incompletezza e la coerenza. Gödel studia la relatività e trova già nel 49 una soluzione all'equazione di Einstein, che prevede un universo statico, nel senso non in espansione, quindi a densità costante, e ruotante. Questo appunto non corrisponde all'universo osservato, però intanto questo universo particolare di Gödel presuppone l'esistenza di linee temporali chiuse, che sono appunto le macchine del tempo, e quindi pone il problema. Pone un po' di attenzione sul tempo che fino a quel momento non era stato molto considerato dal punto di vista sia fisico che astrofisico. Poi più avanti, questo del 49 è il saggio più noto di Gödel, poi però lui ha continuato ancora per un po' di tempo e ha presentato nel 1950 a un congresso internazionale di matematici un altro saggio in cui analizza un universo rotante, ma stavolta in espansione, quindi più in accordo con quelle che sono le osservazioni. Questa volta l'espansione introduce un tempo preferenziale, perché altrimenti espandendosi a quel punto c'è un tempo preferenziale e quindi scompaiono le linee temporali chiuse, anche se, come sottolinea Gödel, rimane lo stesso una possibilità, nel senso che se la rotazione di questo universo avviene a velocità prossime a quelle della luce, cioè la velocità lineare in qualche parte dell'universo è prossima a quella della luce, allora può comunque riproporsi il problema di una linea temporale chiusa. Però appunto a tutt'oggi ancora non si sa se il nostro universo è in rotazione, si sa che è in espansione, questo si spiega già da prima di Gödel con Hubble, che aveva già trovato negli anni 20-30 la legge di espansione dell'universo. Non si sa però se è in rotazione, i dati attuali della radiazione cosmica di fondo non danno dei risultati significativi, quindi rimane ancora un punto interrogativo. Comunque, appunto, sì, gli universi di Gödel sono stati poi un po' abbandonati, non sono stati molto considerati perché non hanno un corrispettivo osservativo, e inoltre, insomma, le soluzioni date da Robertson e Walker sono quelle che definiscono quella che viene chiamata cosmologia standard, sono quelle tenute più in considerazione, quindi si va avanti così. Dato come possibile comunque il viaggio nel tempo,
dalla maggior parte dei ricercatori astrofisici ancora, o è un'ipotesi lasciata in disparte? No, è lasciata, cioè lasciata in disparte o quasi rifuggita, nel senso che sul tempo, anche appunto se dopo Gödel sono intervenuti molti altri, tra cui anche Stephen Hawking, che ha elaborato nel 1992 quello che è un effetto di protezione della cronologia, cioè se uno riuscisse a fare una macchina del tempo locale, quindi una linea temporale chiusa locale, quindi non più a livello di universo come accadeva con Gödel, ma quindi riesce a deformare lo spazio-tempo localmente al punto da creare una linea temporale chiusa, allora subentrerebbero degli effetti quantistici che distruggerebbero immediatamente questa macchina del tempo. Per cui, insomma, c'è questa protezione della cronologia e Hawking, col suo tipico senso dell'umorismo, dice per la salvezza degli storici, e non solo, dice inoltre, conclude il suo articolo dicendo abbiamo comunque una prova della non esistenza di questa, cioè della verità della mia teoria, perché non siamo invasi da orde di turisti provenienti dal futuro. Anche se questo sembra un po' quello il classico ragionamento post hoc ergo propter hoc. Comunque, ci sono comunque altri tentativi, però appunto in genere non vengono considerati, ecco. Sì, la macchina del tempo. Io non so ritrovare la citazione, era in un giornale, diciamo, comunque di quelli seri, e avevo letto che c'era proprio un'equipe, adesso non ricordo più dove, in Occidente, che è pagata per testare questa ipotesi. Per questo mi incuriosisce, però appunto io non so ritrovare adesso, avrei dovuto annotarmela, cioè che ci sono comunque dei tentativi di ricerca pratici rispetto a questo, però l'ho trovata una volta sola questa informazione. Diciamo rispetto alla sua lettura di questa ipotesi, perché mi pare che ci siano anche altri paradossi, no? Anche altre contraddizioni. Qual è la sua ipotesi? Cioè, per quanto riguarda la sua formazione, la sua lettura, è impossibile il viaggio nel tempo? O sospende anche il giudizio? Ma a me piacerebbe, dal punto di vista della fantascienza, sono un amante dei film in cui c'è il viaggio nel tempo, a partire da, appunto, La macchina del tempo di Welles, fino a Ritorno al futuro, più recente, e tanti altri. Però dal punto di vista dello scienziato devo dire che secondo me no, non è possibile, e in questo caso c'è un altro paradosso secondo me molto importante, che è quello di Deutsch, che aveva elaborato quello che è il paradosso della creatività, cioè noi consideriamo, prendiamo uno scienziato nell'anno 3000, quindi che conosce la fisica e l'astrofisica dell'anno 3000, e questo scienziato va indietro nel tempo, quindi vede un bel teorema, una bella scoperta, va indietro nel tempo, si presenta al giovane che deve fare questa scoperta prima che la faccia e gli suggerisce appunto come farla e cosa trovare. A quel punto il giovane quindi farà la scoperta, però a quel punto la domanda è chi è che ha creato, cioè c'è stata una scoperta, c'è stato un atto creativo, ma chi è che l'ha creato? L'ha creato il giovane oppure l'ha creato lo scienziato proveniente dal futuro? Quindi anche questo è un altro paradosso che sottolinea ancora una volta l'impossibilità dei viaggi nel tempo, quindi il tempo è tutt'oggi uno dei problemi principali della fisica, della fisica fondamentale, perché, ma con un'altra lettura, perché il tempo nella relatività è diverso dal tempo della meccanica quantistica, e quindi
queste due concezioni temporali si scontrano e quindi non si riescono ad unire queste due teorie per fare una grande, quella che sarebbe la grande teoria unificata, che potrebbe essere appunto anche la teoria della gravità quantistica o teoria delle stringhe, insomma anche lì ci sono diversi approcci, però a tutt'oggi alla fine il problema nodale è quello appunto del tempo, che quindi, però appunto anche questo non ha a che fare con la macchina del tempo, la macchina del tempo purtroppo resta una cosa da fantascienza. Sì, se è un dettaglio da esplorare, se esistesse, non bisognerebbe che ogni istante fosse un mondo memorizzato, perché come farebbe ad andare avanti e indietro? Già accettando, per me è impossibile, ma con qualche matematico non ho trovato questa risposta. Ma non domanderebbe questo, cioè che ogni istante sia un mondo completo, perché altrimenti andando avanti o indietro nel tempo che sia, non troveremo nulla. Se non esatto. No? Non lo so, non c'è questo. Sì, certo. Certamente dovrebbe esserci una definizione, una memorizzazione del tempo passato, e proprio per appunto sarebbe tutto tempo passato, perché dovrebbe, anche il tempo futuro sarebbe passato, perché dovrebbe essere già lì. Si ricade sempre in un paradosso. Dovrebbero essere già date le cose nel futuro, il che esatto. Quello è impossibile. Sì. E un dettaglio ancora, rispetto a questa ipotesi, ovvero quando per via matematica matematica fisica, quando per via di esplorazione logico-deduttiva si arriva a delle ipotesi e qualcuna trova conferma, no? E altre rimangono delle chimere. E questo mi pare sia il movimento, come dire, attuale. Una volta, non so, ai tempi di Galileo, mi pare che era dall'osservazione che deducevano le leggi, più che adesso dalla logica deduttiva presumere di trovare qualcosa nella realtà. È un'introduzione. Ed è rispetto sia alla questione di Gödel, ovvero Gödel arriva a questo per via matematica, no? Leggendo le formule di Einstein. Non è la stessa cosa però dell'invenzione dell'antimateria. Anche recentemente è stato pubblicato un testo, lo devo ancora prendere, di Dirac, no? E lui dice che l'ha ipotizzata per via matematica, il discrimine è l'esperienza praticamente e non i risultati della logica deduttiva della fisica, dell'astrofisica. Beh, se venga prima l'esperimento. Pronto? L'antimateria è data come verificata, no? Sì, certo, l'antimateria esiste, ce n'è. Il nostro Sole, quando crea dell'antimateria, quindi anche qui sulla Terra, quando ci sono dei fulmini, viene creata dell'antimateria, quindi ce n'è, anche se il nostro universo è composto in stragrande maggioranza di materia, però non di meno esiste comunque antimateria. A questo proposito, infatti, ci sono anche degli esperimenti, dei satelliti che recentemente hanno cercato, sono stati portati in orbita per vedere se riuscivano a osservare anche degli antiatomi, perché per adesso abbiamo antimateria a livello di antielettroni, antiprotoni, che appunto derivano dalle reazioni nucleari o da certe reazioni di alta energia, ma antiatomi, quindi che presupporrebbero quindi l'esistenza di antistelle, quello ancora non sono stati trovati. E quindi, per cui insomma, c'è questa asimmetria che il nostro universo è stato creato fondamentalmente di materia.
tornando alla questione teoria-esperimento, lì c'è una, a livello filosofico c'è una grande discussione che dura da tempo. Ovviamente ciascuno la intende in modo suo, perché è un po' quello che vuol dire farlo scienziato, essere scienziato, quindi non esiste lo scienziato, come se non negli stereotipi che possiamo trovare in giro, in internet, così, ma esistono modi differenti di fare scienza, ciascuno secondo le proprie convinzioni, secondo la propria interpretazione. Io personalmente sono più dell'idea che ci sia prima un'elaborazione intellettuale e dopo uno va a confrontarsi con le osservazioni o gli esperimenti. Altri invece però sostengono che invece c'è prima una deduzione a partire dagli esperimenti, dalle osservazioni. Certamente anche lì è una questione di feedback, perché tante volte può capitare che uno parte cercando una cosa e ne trova un'altra, classica, la serendipity. E quindi a volte appunto può capitare che anche le osservazioni possono fornire degli spunti intellettuali per nuove elaborazioni. Però io penso che in ogni caso si parte sempre da un lavoro che non è mai che i dati di per sé dicono qualche cosa, c'è comunque sempre un'elaborazione, un'interpretazione, quindi un'elaborazione intellettuale. Un'ultima domanda a Luigi Foschini, un po' a lato della questione del viaggio nel tempo, ovvero se a maggior ragione che il viaggio nel tempo lo dà come impossibile, le chiedo, si può intendere qualcosa del desiderio umano della ricerca del viaggio nel tempo? Cioè, che cosa stiamo cercando come umani e come ricercatori con il viaggio nel tempo? Ha qualche idea rispetto a questo? Ma qui cioè, sono cioè, le motivazioni dipendono anche lì da ciascuna persona. Come dicevo prima, non c'è, almeno dal punto di vista scientifico, come fisico, come astrofisico, non essendoci lo scienziato tipo, ma diversi modi di fare scienza anche per chi si interessa di viaggi nel tempo, anche lì le motivazioni saranno le più differenti. Chi non è scienziato ma ha interesse comunque nel viaggio nel tempo, anche lì ci saranno molteplici interpretazioni. Io posso supporre soltanto che può essere il desiderio di vedere il futuro, cioè a me, ad esempio, come scienziato mi piacerebbe anche leggere, non so, un libro di fisica dell'anno 3000, vedere com'è la fisica fra un millennio. Altri invece, non so, vorrebbero tornare indietro per magari, che so, riparare un errore. O almeno quello che loro pensano sia un errore compiuto nel passato, o magari appunto per salvare un caro che è morto. Insomma, ci possono essere le più svariate motivazioni. Dal punto di vista della ricerca, ovviamente lì è una ricerca più che altro volta a capire, anche lì a dire qualche cosa di più sulla natura, sull'universo in cui viviamo, e il tempo appunto. Tutt'oggi noi non sappiamo ancora bene cosa sia, come diceva Sant'Agostino, se tutti mi chiedono, cioè io so cos'è il tempo, ma se mi chiedono che cos'è, non so più cosa rispondere. E più o meno oggi siamo ancora a questo livello qui, cioè la natura del tempo è ancora una cosa sconosciuta, e quindi qualunque scienziato che abbia un po' di curiosità nel capire l'universo si sentirà spinto appunto a capire qualcosa di più della natura del tempo.
Bene, allora concludiamo qui questa intervista. Io la ringrazio Luigi Foschini per essere stato a questo gioco, perché insomma alcune questioni esulano quasi come l'ultima dall'astrofisica. E grazie a voi, grazie a lei. Bene, allora alla prossima, magari ci saranno altre conversazioni su altre cose più avanti. Grazie ancora Luigi. Volentieri. E passo la parola alla redazione. Grazie.